Allora, buonasera creative. Come al solito sono in ritardo, ma sempre colpa del mio compagno. E comunque, non è colpa mia. Io devo prepararmi tutto e non mi ha preparato niente. C'è qualcuna già in diretta? No, non c'è nessuno in diretta. Allora, vabbè, io inizio a parlare. Ah, sì, qualcuno la vedo adesso. Allora, intanto ciao a tutte, le nuove iscritte che siete adesso. E intanto vi dico di oggi come progetto e poi magari vi racconto due o tre cose. Allora, facciamo, non so se si vedono, facciamo questi tulipani qui. Questi li ho fatti in miniatura e ne ho fatto una spilla. Poi però noi li faremo nella versione così più grande, che anche qui non so se si vedono bene. Ciao, ciao, ciao Cinzia, alla fine ci sei anche tu? E questi li faremo così un po' più grandi, un po' più in grande. E poi faremo questi boccioli qua, che possono andar bene su tantissime decorazioni. Ad esempio io ho pensato di metterli... Ecco, ho preparato il cuore che abbiamo fatto la scorsa settimana in miniatura e ho pensato di metterci poi dei boccioli così. Quindi secondo me è una cosa carina, ma li potete mettere in qualsiasi vostra decorazione. Allora, quello che ci serve per i due progetti di oggi, intanto vi elenco che cosa ci serve. Ciao Vero, ciao Serafina, ciao Stella. Scusate, ma sono le prime dirette, quindi ancora devo capire bene i meccanismi di come funziona il tutto. Allora, vi elenco intanto i materiali che poi vi occorreranno, così avete modo di reperirli anche con calma. Quindi, dell'ovatta ci serve un ferro da stiro. Io uso questo qua, che uso sia per lavorare un ferro vecchissimo, che uso sia per modellare la gomma Eva, che per appunto fare questi progetti di cucito. Del cotone di qualunque tipo, vi ho già detto che va bene un lenzuolo, una tovaglia, tovaglioli, un paio di... Ciao Sandra, ciao Rosaria. Ok, poi del cotone di varie tonalità, magari se scegliete, non so, il rosa, tutte un po' di tonalità sul rosa, l'azzurro un po' di tonalità sull'azzurro, dei pannolenci per fare le foglie, un filo, io questo qui utilizzo è un filo da giardiniere che è ricoperto con un film verde, che quindi per fare i mazzi di fiori secondo me va benissimo, ma potete utilizzare anche quello di ferro normale e lo rivestite con la portulaca. La trovate su Amazon a 3 o 4 euro, che è tipo una fettuccia verde un po' adesiva che usano appunto i fiori. Dello spago, se non avete lo spago va bene anche un nastrino di raso sottile. Va bene anche del raso piccolino, va bene anche la coda di topo, anche la coda di topo la trovate dai cinesi in bobine di vari colori che costano un paio di euro. E per fare il fiocco potete usare, io qui ho usato un rotolo di chiffon, ma potete usare la qualunque, farlo dello stesso cotone, farlo di chiffon, farlo con della juta, con della canapa, con del raso, come preferite farlo voi. Allora, io comincerei a fare i boccioli, questi qua, che sono semplicissimi, non c'è bisogno... Ah, ecco, serve anche una spoletta di filo che sia resistente. Io uso un numero 16, ma va bene anche quello da ricamo, quindi potete... Ciao Raffaela, ciao Silvana... Potete usare anche quello che usate tipo per fare l'uncinetto, va bene uguale. L'importante è che sia resistente, perché sennò quando andremo a tirare il filo normale da cucito si spezza. Allora, per i boccioli servirà fare dei quadrati 8x8 o 9x9. Io qui utilizzo un cotone flanellato, quindi faccio un 9x9. Quindi anche se usate un cotone americano che è un po' più spesso, fate un 9x9. Se invece è un cotone leggero, tipo quello da lenzuolo, da fodera, usate un 8x8 come centimetri. Io, per non sbagliare, faccio sempre carta modelli prima sul foglio a quadretti, perché così siete sicuri che la misura verrà perfetta.
anche perché sennò poi quando andremo a richiudere, se non è perfetta non coincide bene. Quindi fate il vostro triangolino, vi fate i vostri quattro quadrati di stoffa. Una volta arrivati a questo punto, prendete che sia lo spago, che sia il raso, che sia la coda di topo, un 16 cm circa. Io qui ho tanto un nodino alla punta. Ciao Francesca. Ok. Fate un nodino alla punta, così. Prendiamo il nostro triangolino, recupero un ago, un filo. Ok, già pronto. Eccolo qui. Allora, per i primi progetti, come ho detto a tantissime altre, ho cominciato a fare delle cose molto molto semplici, in modo che anche chi si avvicina adesso al mondo della creatività può riuscire a produrre, a rifare senza grossi problemi. I primi progetti anche saranno senza la macchina da cucire, ma per i prossimi la macchina da cucire occorrerà, perché più andiamo avanti e più alzeremo un po' l'asticella dei progetti, e quindi la macchina da cucire sarà essenziale. I primi me li sto studiando in modo che anche chi non ce l'ha possa comunque fare qualcosa. Allora, una volta che avete il vostro quadrato in mano, ecco, lo piegate a metà così. Cercate di far combaciare le punte. Aspetta, vediamo un po'. Si vede? Non so se... Ecco, quadrato così. Poi prendete lo spago e la punta dove avete fatto il nodino la mettete che vada verso la punta. Una volta arrivati a questo punto, aspetta, io ho paura che voi non mi vediate, però, perché lo vedo molto basso. Aspettate un secondo che recupero una scatola. No, questa è troppo alta, niente, punta, e la fate combaciare dove finisce l'altra. E vi deve venire una cosa così. Non so se si vede. Una volta fate un punto filza qui. Quindi io vado sempre con il nastrino di raso, la coda di topo, lo spago, qualunque cosa sia, infilato bene dentro. Ok, andate a fare il vostro punto filza, ok, eccoci qua. Quando arrivate a questo punto, tirate bene, prendete il filo e andate a fare tre o quattro, almeno quattro giri intorno, ben tirando bene, però 1, 2, 3 e 4. Ok, una volta arrivate a questo punto, fermate. Ecco, fermate, quando arrivate qui fate entrare l'ago dentro, tirate, diamoci un altro punto per sicurezza. Ok, andate a tagliare questo eccesso, vedete che questo qui è un eccesso. Ok, una volta arrivato a questo punto, girate il vostro bocciolo. E voilà. Ed eccolo qui il vostro bocciolo. L'unico accorgimento, sono semplicissimi. Quando andate a girare il filo intorno per fermare il tutto, fate sì che prendete sotto il punto filza che avete fatto, non sopra, perché sennò altrimenti quando andate a girare non avete preso tutte e due le stoffe.
E quindi eccolo qui il vostro bocciolino. Idem farete dall'altra parte, farete un nodino. E idem, non vi sto a far ripetervelo di nuovo, quindi farete di nuovo un triangolino, lo chiuderete e andrete a fare la stessa cosa e vi verrà questo bocciolo qui. Ok, lo farete doppio. Per fare il secondo giro, io come spago e come coso, qui mi sono tenuta un 16 cm, dall'altro che è un po' più lungo mi sono tenuta un 22, ma io vi do delle misure approssimative come per il progetto che ho fatto io, potete farli più corti, più lunghi, più grandi, qualunque cosa, io non sono fiscali le mie misure, fate a vostro gusto e a vostro piacimento, farete dall'altra parte e farete gli altri. 4. Non vi scoraggiate se il primo non vi verrà perfetto, ma è giusto fate così a metà. Vi tenete, io qua mi sono tenuta, vi do delle misure approssimative, un 12 cm, ma io l'ho fatto a occhio, quindi non datele per oro colato quello che io vi dico. E andate a fare adesso io lo taglio poi vi faccio vedere andate ad occhio, anzi qui più imperfetto è e più sembrerà reale e andate a fare questo fiocchetto così, vedete che non è perfetto, vedete che non è praticamente uguale né da una parte né dall'altra, però fatto così, l'importante è che qui in mezzo vada a stringere. Se lo mettete doppio la stoffa otterrete già i due fiocchetti che vi servono per fare i boccioli. Una volta arrivati a questo punto qui, adesso calcolate che qui è tutto da finire perché ne ho fatto solo uno, ma immaginate che ci sia anche già l'altro, andate così a fare come un nodino delle scarpe, un semplice nodino, ed ecco qui le due foglioline, sono anche carine per quando d'estate faremo poi le ciliegie, le fragole, sono carinissime, quindi farete le due foglioline così. Per sporcarle qui come ho fatto io, per dargli, vedete, non so se si vede, un effetto un po' più realistico, andate con un pennellino con il trucco per gli occhi, con l'ombretto praticamente, con dell'ombretto sul marroncino, le andate a sporcare un po' e darete questo effetto un po' più realistico. Comunque ecco, questo abbiamo capito più o meno come si fanno, tanto io ve lo mando, potete farci una spilla su un cerchietto, vedete anche come mollettina, potete metterli in un quadretto, da qualunque parte, sono quelle cose che come i fiori che abbiamo fatto la scorsa settimana stanno bene ovunque. E questo è il primo progetto semplice che tutti possiamo fare. Allora, lo so ragazzi, si è interrotto anche, ho notato anch'io che si è interrotto, Sabina l'ho notato anch'io, ha ripreso perché oggi sono da sola, di solito c'è il mio compagno che mi riprende, oggi sono da sola e quindi è più difficile da sola che farlo con qualcuno che ti riprende. Io dopo me lo riguarderò e spero che si veda, ho ripreso, si è interrotto due volte, ma qui la linea prende poco e si vede male. E purtroppo non ci posso far nulla. Allora, adesso prepariamo invece per fare i tulipani. Servirà un cartamodello, se così si vuole chiamare. Io vi consiglio sempre di farvi il cartoncino, perché... No, è un problema di tutti, è saltato. Si interrompe la diretta. Ha ripreso, si è capito, se no riprendo qualche passaggio. Purtroppo si è interrotto anche a me e... vabbè, speriamo, io dopo lo riguardo e al massimo vi scrivo sotto se c'è qualche passaggio che non si è capito. Per fare i tulipani prendiamo un cartamodello così,
fate un cartamodello 16x9, fate un rettangolo di 16x9. Io vi dico, vi consiglio di farlo su un cartoncino, anche perché se dovete farne un po' di tulipani, un po' in serie, se no con righello, squadretta, metro da sarta, non si è mai troppo precisi. Così siete sicuri che... Ok. Sì, ora va, perfetto. Ripeto, allora, prendete un cartamodello così, che sia 16x9, lo fate su un quadratino. Quindi prendiamo la stoffa. Io ho utilizzato uno scampolo di stoffa, così. Quindi mettete il cartamodello sulla stoffa e ricavate. Adesso non mi vedrete, ma tanto dovete semplicemente ricavare il quadrato. Il quadrato, il rettangolo, che non è un quadrato. Ok. Andrete a ritagliare e quello che otterrete è questo. Una volta arrivato a questo punto, vi faccio. Non c'è bisogno di prendere misure a grandi cose. Andate a fare una piccola piegolina. Così. Vedete? Una piccolissima piegolina, sia da una parte che dall'altra. Ok. Vedete? Andate a fare una piccola piegolina così. Poi aprite. Se ne fate tanti in serie e chi ha la macchina da cucire, va di macchina da cucire, perché ovviamente semplifica. Andate a fare una cucitura qui dove è aperto. Quindi andrete a fare una cucitura lì. Io adesso la faccio veloce. Io ho la macchina da cucire, ma per andare veloce farò un punto. Andate a fare una cucitura con un punto filza un po' stretto, non troppo largo, perché sennò quando andiamo poi a risvoltare il tulipano si apre. Quindi riaprite tutto, andate a mezzo centimetro dal bordo . Io passo due volte perché a mano ho paura che poi non mi regga, quindi lo faccio doppio il punto filza. Ok, arrivati a questo punto chiudete. Girate, avrete questo tubolare. Adesso io ho fatto un punto filza che fa pena e pietà, ma poi io li faccio con la macchina da cucire. Se lo fate a mano fate un po' più attenzione. Riprendete dove avete fatto la piegolina. Per fissare la piegolina, io non l'ho detto, ma potete, se vedete che non rimane, passare il ferro da stiro. Ok, riprendete la piegolina e andate col ferro da stiro a schiacciarlo. Schiacciate bene. Ok. In modo, ecco, che vi rimanga così. Che non si veda, vede il taglio, perché abbiamo fatto la piegolina interna. Una volta arrivati a questo punto, riprendiamo di nuovo il nostro ago col filo un po' spesso. Fermiamo facendo un nodino. Allora, intanto io mi attacco solo la pistola caldo, che adesso ci servirà un attimo, che ovviamente non l'ho attaccata prima, intanto che scalda. Scalda la pistola a caldo.
riprendiamo questo qui, da uno dei due lati è indifferente, tenendoci così vicino al bordino, andiamo a fare di nuovo un punto filza. Quando viene ripreso, quando si viene ripresi è più semplice. Ciao Isotta, ciao Mimma. Quando devi fare tutto tu diventa più complicato, perché devi seguire, guardare, vedere se l'inquadratura è giusta. Invece quando uno ti inquadra, tu fai cosa vuoi e c'è chi ti inquadra. Ok, si fa un punto filza, si tira un po', vedete che va un po' a chiudere, e prendiamo il nostro filo di ferro rivestito. Questo è quello da giardiniere, ma potete usare anche filo di ferro normale rivestito con della portulaca che si compra su Amazon a pochi euro. Io di solito faccio un 25 centimetri, che secondo me per fare il mazzo è la misura migliore. Ma poi ho dimenticato un altro pezzo, ma potete utilizzare la misura che più vi piace in base. Se dovete fare dei vasi piccolini ovviamente saranno più corti, se dovete fare riempire dei vasi grandi saranno più grandi, il mazzo dipende da come lo volete fare, dove lo volete applicare. Comunque io li faccio più o meno di 25 centimetri, taglio a 25 centimetri, prendo il mio fil di ferro, risvolto il fiorellino, che è scappato pure l'ago, okay. Risvolto il fiorellino dal rovescio, infilo il fil di ferro, che adesso, ok, così, ecco, così, tiro un po', vado a mettere un punto di colla caldo qui dentro, qui proprio. Adesso vediamo se si è scaldata abbastanza. Ok. Vado a mettere un punto di fil di ferro e vado a tirare bene il filo. Tanto. Tiro, tiro, tiro. Tengo premuta con le dita, aspettando che la colla a caldo faccia presa. Mauri, mi riprendi tu, che viene meglio se mi riprendi, che così non viene un granché. Eh? No, non mi riprende, quindi mi devo arrangiare. Ok, vado a chiudere con due punti. Una cosa la volevo scrivere da un po', approfitto oggi e poi non riesco più a leggere. Ciao Tania. Ok, vado a tirare, vado a tagliare, giro il fiorellino, ecco, e vi verrà così. A questo punto vado ad imbottire il dentro, imbottite un bel po', perché sembra che ce ne vada poca, ma per farli devono essere belli panciuti e cicciottelli, perché sennò non sembrerà un tulipano, quindi andate a metterne parecchio. Allora, Nadia, sembra che hai l'aureola con questa luce. Guarda, mi organizzo, man mano che andiamo avanti, mi organizzo con le riprese sempre un po' migliori, perché ancora siamo in fase di sperimentazioni. Ok, una volta arrivata a questo punto, ecco, tenete tra le mani il tulipano così.
andate più o meno a metà, più o meno, e non c'è bisogno di essere precisi, andate a fare due giri così, due nodini, uno e uno, due. Arrivati a questo punto, prendete questo angolino qui, così, tirate, dall'altra parte, vi segnerà già da solo dove andare a infilare l'ago, infilate e tirate. Mauri, puoi non fare sto casino, grazie. Andrete a fermare con due punti, ok, vedete, in modo che venga così. Prenderete la vostra perlina, io vi consiglio di cucirla perché con la colla a caldo prendi, metti, togli, fai, si stacca. Andrete ad andare due punti. Adesso, facendo la diretta, il tulipano non è perfetto, ma quando lo si fa con calma, che non avete la telecamera, che non dovete fare veloci, vengono sicuramente meglio, eh? Io adesso lo faccio per farvi capire i passaggi. Ok, andrete a andare un tre giri, andrete a chiudere. Una volta che avete chiuso, tagliate il filo in eccesso e voilà, è il tulipano. Adesso questo appunto non è perfetto, ma è fatto in velocità e tutto, sarà poi questo. E come vedete, ecco, questi fatti con calma sono più perfetti, ecco, sono poi loro. Questi sono poi loro. Allora, io su questo qui, come avete visto, non ho messo le foglie perché sono molto vicini e quindi mettere le foglie mi sembrava un eccesso. Li ho lasciati senza foglie e li ho riavvicinati molto. Però se volete fare le foglie, prendiamo due secondi che si dovrebbe riprendere. E niente, oggi è così, oggi si interrompe ogni 3x2. Allora, se vogliamo fare le foglie, perché magari volete farne solo uno, magari da mettere come segnaposto, o per una comunione, una cresima, un matrimonio, un battesimo, metterli sul tavolo per ognuno che se lo portino come, diciamo, souvenir da portarsi a casa, mettete anche le foglie ovviamente. Sulle foglie io ho disegnato un cartamodello così, non ci sono grosse misure, io disegno a occhio, quindi vedo una foto, faccio il cartamodello. Questo è un 19 cm, largo un 5,5, ma che sia più stretto, più largo, non importa, però fate una foglia così che è più o meno la foglia del tulipano, diciamo. Una volta arrivati a questo punto, ecco, c'è già il gatto che mi ha fregato la sedia. Qui è tutto cani, gatti, fidanzati, è un incubo riuscire a lavorare bene. Allora, ve lo appoggiate sul vostro feltro con una matita, una penna. Allora, io faccio direttamente così che mi trovo meglio. Appoggio sul feltro, punto con due spillini, faccio prima sempre, io faccio sempre così. Punto con due spillini e vado direttamente di forbice. Nel taglio di feltro, gomma eva, cercate sempre di essere precisi, di non fargli fare tulipano. Tulipano sparito. Ah, tulipano per terra. Ok. Di solito per ogni tulipano ci vanno due foglie, se li confezionate singolarmente. Saranno 5 o 6 foglie, ma quello vi rendete conto man mano che montate sul progetto, a quanto non andate a fare due foglie per ogni tulipano in un mazzo di tulipani, perché sennò diventa un casino, sono più foglie che fiori alla fine. Ecco. Andrete a piegare un po' così la foglia a metà. Ok.
prenderete la vostra colla a caldo, andate a mettere al centro un po' di colla, mettete il vostro tulipo, ecco, in modo che ce ne siano due, se sono confezionati singolarmente. Se fate un mazzo, su 10 tulipani bastano 6-7 foglie, 6 foglie. Ok, e questo, diciamo, è il tulipano. Adesso non guardate che l'abbiamo fatto in velocità, ma appunto quelli che vi ho fatto vedere prima sono fatti con un po' più di attenzione. E questo è il tulipano. I boccioli li abbiamo fatti e quindi, come vedete, i progetti sono semplicissimi, potete già mettervi a fare. Potete appunto, vedete che ho fatto la stessa cosa del fiocchettino con, per chi non ha il, come cavolo si chiama, per chi non ha il panno Lenci, potete farlo con un pezzo di cotone in contrasto. Ovviamente con un pezzo di cotone in contrasto cosa dovrete fare? Metterlo sul doppio, cucirlo tutto intorno, lasciare il buchino centrale, risvoltare e fare lo stesso meccanismo. È solo un po' più laborioso, ma per chi sa cucire è una cavolata, ecco. E vedete, anche questo l'ho sporcato sempre con un po' di ombretto rosa. E questo è quanto. Io spero che si sia capito e che si sia visto, perché questa volta ero completamente da sola e spero che non sia venuto fuori un casino. Qui ho rimpicciolito le misure, vedete che sono più piccolini. Ecco, sono decisamente un po' più piccoli e un po' più allungati, ma le misure poi ve le potete fare voi, vi giostrate voi, ne fate uno e vedete. Mi sono porse i boccioli, ma posso rivedere la verde? Sì, Isotta, la puoi rivedere. Io ripeto sempre anche per le nuove iscritte, tutti i video tutorial che facciamo, tutte le dirette, li trovate pagina centrale iniziale, sopra in alto sulla vostra sinistra, in alto a questa altezza qui dove c'è il mio dito, trovate scritto comunicazioni. Cliccate su comunicazioni, vi escono tutti i tutorial che abbiamo fatto finora, quindi vi usciranno i tulipani e i boccioli che abbiamo fatto oggi, ecco cosa volevo dirvi. Io questo poi lo applicherò. L'altra volta avevo fatto un cuore, ma il cuore è già andato via, e quindi vedete ho fatto tipo un cerchio un po' ovale, un po' stile uovo di Pasqua, ma stile. Ecco, io lo applicherò qui sopra, poi aggiungerò, vedrò come decorarlo, però farò così un quadro, un fuoriporta, un po' quello che uno vuole utilizzare. Quindi appunto su comunicazioni troverete i tulipani, i boccioli, troverete come abbiamo lavorato le cannucce la scorsa volta, troverete gli altri fiori di cotone, troverete il fiore di chiffon e troverete il tutorial di una nostra iscritta, di Maria se non sbaglio, che ha fatto un tutorial su come fare le candele. Ok, adesso i progetti sono finiti, possiamo fare due chiacchiere, così vi racconto due cose. Allora, vi dico che i due tutorial che ci saranno questa settimana, ci sarà il tutorial di Giorgia, martedì verso le 18 lo pubblicheremo, dove ci sarà l'intaglio di un libro. Quindi creeremo il cuore intagliato, quello che sembra intagliato, dentro le pagine di un libro. Poi io domani o stasera, adesso vedo, incomincerò a postarvi, farò un post con tutti i materiali che occorrono, come da reperire e tutto, in modo che martedì, se volete, potete provare anche a fare il libro intagliato. Domenica prossima non vi vedrete con me, perché ci sarà Yolanda, io spero di dire i nomi giusti perché non me li sono segnati perché ero in ritardo, che ci farà fare le senza stampi, le rose in gomma Eva. Quindi la prossima domenica ci cimenteremo a fare le rose in gomma Eva, che è sempre un'iscritta al gruppo che le aveva postate un paio di settimane fa, sono piaciute tanto, si è offerta di farci questo tutorial gratuito e quindi ci farà questa cosa qui anche lei. Tra l'altro, candidature aperte, se qualcuno di voi, come me e come le altre che lo faranno, si vogliono mettere in gioco e farci vedere un tutorial, regalarci un pezzettino della loro arte, premetto, nessuno vuole rubare niente a nessuno e nessuno vuole superare qualcuno. Quindi se a chi fa piacere condividere, come io condivido quel poco che so fare con voi, ci sono persone molto più brave di me, e che sanno fare molto meglio di me, io condivido quel poco che so fare, è un motivo per prendere spunto per la vostra creatività, per carità. No, io non voglio insegnare niente a nessuno, quello che io faccio sono, ma tutte le cose si trovano su YouTube, qualunque cosa, ormai uno va a YouTube, Google, mette, clicca tutorial e ti appare la qualunque.
Quindi è solo un modo per farlo insieme, e perché se ha bisogno, se qualcuno ha bisogno di consigli, l'altra persona c'è ed è disponibile. Anche a me, se non avete capito qualcosa, ma tanti già lo fanno, contattatemi pure in privato, chiedetemi, fatemi, non c'è problema. Io quando posso e un po' di tempo rispondo a tutte. E quindi se le candidature sono aperte, se qualcuna si vuole cimentarsi o regalarci qualcosa, contatta o me o la mia amministratrice Cinzia Nardo, che il gruppo esiste grazie a lei. Magari a me mi vedete di più, io sono quella che interagisce di più, faccio più casino, però diciamo che senza la Cinzia il gruppo non esisterebbe, perché è lei che organizza il tutto. Quindi dietro le quinte, minchino, c'è lei, ecco. Tra l'altro vi dico ancora una cosa, poi vi lascio andare, poi magari vi faccio una diretta in settimana, così giusto per raccontarci due cose. Abbiamo pensato di fare una piccola lotteria per Pasqua, proprio piccolina, perché il gruppo, come vedete, è molto piccolo, e quindi una piccola lotteria per Pasqua dove faremo tre premi. Il biglietto lo organizzerà poi tutto Cinzia, quindi posterà tutto lei, farà tutto lei. Io ve la racconto solo così, abbiamo pensata così. Se prende bene, se no pazienza, però il biglietto costa 2 euro, una cifra irrisoria. Sosteneteci, comprate un biglietto. Allora, il primo premio sarà, io ve li faccio vedere, questi sono i nostri personali, ma abbiamo pensato di mettere questo in palio. Allora, sarà una piccola Big Shot, questa qui, che va bene per i pannolenci, il cartoncino, e la gomma Eva, ecco, per fare questa più piccolina con i due vetrini, che va bene per piccoli progetti, per tipo le farfalle, i fiori, le rose, va benissimo. E quindi metteremo in palio come primo premio questa qui, con due fustelle di Pasqua come primo premio. Come secondo premio metteremo questo qui per fare il tricot, non so se lo conoscete, ma sicuramente lo conoscerete tutti, ma io per le poche che magari ancora non lo conoscono ve lo dico. Ecco, è una macchinetta così che si gira la manovella, si fa passare il gomitolo di lana, e da qui esce poi un tubolare fatto tipo all'uncinetto a maglia, che è carinissimo per fare i fiocchetti, per metterle sulle ghirlande, per infilare il fil di ferro dentro, e si possono scrivere i nomi, fare i fiori, fare i cuori, fare, anziché magari fare il cerchio solo di ferro, si fa il cerchio, magari due o tre cerchi ricoperti con questo, diciamo, tubolare di lana, e ci saranno due gomitoli sempre già insieme, inclusi nella macchinetta, come secondo premio. E come terzo premio, che adesso io qui non ho a portata di mano, sono premi, non sono né Big Shot grandi, né, anche perché siamo poche, quindi è un modo per divertirsi insieme, quindi non, poi man mano, se la cosa prende piede, metteremo magari premi più costosi e più grandi, ecco. Il terzo premio saranno 4 formine di quelle per fare i pompon, che anche quelle serviranno tantissimo, perché faremo tanti coniglietti, tante cose, quindi faremo anche delle ghirlande di pompon, faremo, e quindi ci servirà fare tanti pompon, e quindi abbiamo pensato di mettere i 4 dischetti dal più grande al più piccolino per fare il pompon, con sempre 2 gomitoli insieme, sempre nel terzo premio. E questo è quanto. Quindi io credo di aver... Ah, ecco, un'altra cosa che vi volevo dire, comprate, io man mano vi dico che cosa serve... Comprate, ve l'ho già detto l'altra volta, adesso ci saranno sicuramente delle nuove iscritte e ve lo dico di nuovo, comprate, se vi trovate al mercato, scampoli di stoffe. Adesso questi qui me li ha richiesti una signora del gruppo con cui ci sentiamo ogni tanto, e mi ha detto, ma guarda, se me li prendi, perché io non li trovo al mercato dove sono io, sono mercatini piccoli, non ce li ha. Le calcoli che io ho preso 10 euro di stoffe, 15 pezzi di stoffe, di vederli. Come si acquistano i biglietti? Non lo so ancora, io adesso l'abbiamo, ieri l'abbiamo organizzato, cioè ci siamo viste mercoledì, perché con la zona arancione, zona rossa, e non ci siamo praticamente viste con la mia collaboratrice e soprattutto amica. Ci siamo viste mercoledì e di nuovo non ci vedremo più, perché siamo di nuovo entrati in zona arancione, quindi, però su questo organizzerà tutto lei, credo con PostaPay, con PayPal, con questi pagamenti così, ma di questo se ne occuperà lei, farà dei post, vi spiegherà tutto. Io quello che vi dico, appunto, se vi trovate ai mercati, comprate qui, se vi trovate dei gomitoli di lana, comprate dei gomitoli di lana. E poi vi dico io che quali saranno gli altri progetti che ho pensato di fare insieme a voi, sempre per inizio. All'inizio faremo tutte cose semplici, che tutti possono provarci,
si possono mettere in gioco, pian piano poi cresceremo insieme e alzeremo l'asticella e cominciamo con le idee che potete adeguare alle vostre creazioni. Io ho pensato poi di fare, siccome poi arriviamo verso Pasqua, due progetti pasquali. Quindi ho pensato di fare due uova 3D, quindi due uova effetto grandi, reali, effetto 30 cm, una fatta con il cotone intrecciato, in effetto fare l'uovo effetto retato, forata all'incentro, bucata all'interno dove dentro l'uovo, faremo la decorazione con i fondi, le rose che si fanno con i fondi di bottiglia. Quindi incominciate a prepararvi bottiglie così della Coca-Cola, che abbiano questo fondo che faccia così tipo un fiore. Serviranno da mezzo litro, da un litro, da un litro e mezzo, da un litro e 75, un po' di tutte le misure. Quindi quando andate al supermercato comprate tutte le bottiglie che hanno, che hanno il fiore nel sedere, perché queste ci serviranno. E poi faremo un altro, sempre un altro appunto uovo tridimensionale con effetto carta pesta e ricoperto fuori con dei libri vecchi, con le pagine di un libro vecchio. Quindi anche lì, se vi capita nei mercatini dell'usato, nei mercati, cioè io ho visto anche sabato che anche al mercato li vendevano a 1 euro e a 2 euro dei libri vecchi, con le pagine un po' vintage, che vanno benissimo. Se vi capita compratelo, perché faremo anche tanti progetti con i libri vecchi. Il primo appunto sarà questo uovo tridimensionale fatto tutto in libri vecchi e quest'altro uovo tridimensionale fatto effetto retata col buco centrale. E come decorazione faremo delle rose in gomma Eva con i fondi di bottiglia, che si usa come stampi i fondi delle bottiglie, perché come sapete io sono quella del riciclo, quindi vi farò spendere, cercherò di farvi spendere sempre il meno possibile per i progetti che farete con me, cose reperibili in casa, diciamo, tranne questo che magari chi non usa l'uncinetto lo deve comprare, ma al mercato, si chiama Tre Sfere, ce l'hanno in tutti i mercati, costa, mi sembra che l'ho comprato ieri, l'ho pagato 2 euro. E io credo che con questo ci facciamo almeno 2-3 uova di Pasqua, quindi diciamo il costo è fattibile. Appunto, quando vi trovate in giro comprate la stoffa, comprate i libri vecchi, comprate filati così da uncinetto, comprate le bottiglie e tenete i sederi delle bottiglie. E niente, io vi ho raccontato un po' quello che vi volevo raccontare. Se c'è qualche candidata, contattate in privato o me, Nadia, o che stress, abbiate pazienza, ma io vivo in un pezzo di cascinale in mezzo ad un bosco, la connessione qui è una tragedia, dovrei mettermi sul balcone. Quest'estate, che numero di filo? Allora, sapete che io non so lavorare l'uncinetto e non so dirvi che numero di filo, non so se Anna, se parli di questo filo, io te lo faccio vedere così. Ecco, io l'ho comprato al mercato, ma credo che in ogni mercato si trovi, ed è lui, ecco, se stai parlando di questo filo. Se invece stai parlando di questo spesso, è un numero 16, ma va bene anche questo qui, per fare i fiori, per tirare, perché è un filo un po' spesso. Quindi se c'è qualche altra candidata che vuole mettersi in gioco, contatti in privato o me o Cinzia Nardo, che è l'altra amministratrice, proponendo che cosa vorrebbe farci fare, noi lo valutiamo, decidiamo la data e poi vediamo quando inserirla. Ripeto, non ne metteremo mai tantissimi di tutorial tutti insieme, perché sennò diventiamo YouTube, e allora andate su YouTube c'è il mondo, su Google c'è il mondo. Vogliamo fare proprio qualcosa di un po' dove ritrovarci, fare due chiacchiere e fare un progettino insieme, che dove se una non riesce può contattarmi, io gli posso dare una mano, la posso aiutare, pubblicate quello che fate e così io ne sono, tra l'altro ringrazio tutte quelle che hanno fatto i fiori, che siete state tantissime, e io non pensavo che da un fiorellino semplice, che vedete sono riuscite a farlo tutte, così tante ci avesse provato, e io sono stata contenta di questa cosa, perché comunque ci investiamo del tempo, ci investiamo delle energie nel pensare, nel progettare, nel fare. A volte vedi, bisogna fare 3 o 4 progetti per farvi vedere poi come si fa, perché non è che basta farne uno e basta. Quindi io ringrazio tantissime che tante di voi ci hanno provato e li hanno fatti, e tra l'altro sono tutti bellissimi. Adesso non vi voglio trattenere, che numero è? Vabbè, 450 metri, e poi c'è un 8/3 che non ho assolutamente idea di cosa voglia dire, però l'ho visto, ho sentito lo spessore, per fare il progetto delle uova tridimensionali che voglio fare io è perfetto.
Poi magari nei messaggi qualcuna di più esperta vi saprà dire che cosa chiedere di preciso. Non la lana, non gomitoli di lana per questo, perché la lana non va bene. Ci va proprio questo filo da uncinetto, perché la lana, anche se la passeremo con la colla e il Vinavil, non tende a prendere. Non lo spago, perché anche questo, per il progetto che dobbiamo fare, non va bene. Ci va proprio questo qui che credo, da profana quale sono, sia un filo da uncinetto. Nadia è numero 3, ecco, qualcuno ha detto che è numero 3, Anna ha detto che è numero 3, io mi affido pienamente a lei, un numero 3, quindi procuratevelo, se girate per i mercati costa 2 o 3 euro, uno di questi, e io penso che con queste due uova tridimensionali ce le facciamo tutte, se non anche tre, quindi vedete che proprio la spesa è irrisoria. Detto questo, credo di avervi detto tutto, vi saluto e mi raccomando, martedì alle 18 la signora Giorgia, lei non farà una diretta, ma pubblicheremo un video che lei mi ha già mandato, ho già visto, ho già visionato e tutto. Io magari già adesso che stacco il video mi metto lì, preparo un post dove vi dico, adesso siete tutte attente, tutte ancora al computer o al cellulare, dove vi metterò tutti i materiali che dovete reperire e ci vediamo poi martedì per l'altro video tutorial. Allora vi saluto e buona serata a tutte e alla prossima!